cambio e andiamo al cinema? Va bene, finisco di correggere e andiamo. 0, 3, 2, 5. Oh! Peggio che mai quest'anno. Non ho mai visto niente del genere in vita mia, è sconfortante. Dicevi la stessa cosa l'anno scorso e l'anno prima. Ah, sì? Ascolta. Senti questo. Sabato ho mangiato una pizza e guardato la tele. Domenica ero stanco e non ho fatto niente. Punto e basta. Gli avevo dato mezz'ora, due frasi. 48 ore di vita di un ragazzo di 16 anni. Sabato tele e pizza, la domenica niente. Non gli avevo chiesto di comporre un sonetto in endecasillabi. Gli avevo chiesto di raccontarmi il weekend per vedere se sono capaci di scrivere più di due frasi. Beh no, non sono capaci. Senti quest'altro. Le domeniche a me non mi piacciono. I sabati sì che mi piacciono. Ma sabato mio padre mi ha proibito di uscire e mi ha sequestrato il cellulare. Tu lo sai, Jean. Io ho scelto di insegnare pensando di trasmettere l'amore per la letteratura. E invece che cosa mi ritrovo? Dei cellulari e delle pizze. Il peggio non è l'ignoranza di questi ragazzi, è immaginarli domani. Sono loro il nostro futuro. I filosofi reazionari predicono l'invasione dei barbari, ma io dico che i barbari sono qui, nelle nostre classi. Il mio weekend. Claude Garcia. Sabato sono andato a studiare da Raphael Artaud. Grazie, amore. Quest'idea mi è venuta perché era parecchio tempo che volevo entrare in casa sua. L'estate scorsa, tutti i pomeriggi, guardavo casa sua dal parco, seduto su una panchina. Ma una sera, sua madre stava per sorprendermi a spiare dal marciapiede di fronte. Venerdì, visto che Raffa aveva preso un brutto voto in matematica, gli ho proposto di aiutarlo a fare i compiti e anche qualche esercizio. Era solo un pretesto, naturalmente. Sapevo che se avesse accettato saremmo andati da lui, perché io abito in un quartiere dove Raffa non metterebbe mai piede. Alle 11 ho suonato e la porta di quella casa finalmente si è aperta. Ho seguito Raffa in camera sua, che è esattamente come l'avevo immaginata. Ho fatto in modo di tenerlo occupato con un problema di trigonometria e con la scusa di andare a prendere da bere ho esplorato la casa. Questa casa in cui finalmente mi trovavo dopo averla immaginata così tante volte. È molto più grande di quanto pensassi, almeno 4 volte più grande di casa mia. Tutto è pulito e ordinato. Beh, è sufficiente almeno per oggi, mi sono detto. E proprio mentre stavo tornando da Rafa, un odore ha attirato la mia attenzione. L'odore così particolare, tipico delle donne borghesi. Mi sono lasciato guidare dall'odore fino al salotto. Lì, seduta sul divano, mentre sfogliava una rivista di arredamento, ho visto la padrona di casa, la madre di Raffa. L'ho fissata fino a quando non ha alzato gli occhi, il cui colore si accordava con quello del divano. Buongiorno, tu sei Charles. Che voce! Dove possono imparare a parlare così le donne borghesi? No, Claude, ho risposto io, sostenendo il suo sguardo. Stai cercando il bagno? La cucina, mi ci ha accompagnato. Vuoi un po' di gelato? Prendi quello che vuoi. Fa come se fossi a casa tua. Poi si è riseduta sul divano a leggere la rivista di arredamento. Tornato in camera di Raffa, ho risolto il suo problema di trigonometria. Dovrò veramente aiutarlo perché abbia la sufficienza in matematica quest'anno. Continua. Ha scritto continua? Sì, sì. Tra parentesi. Gli dai 8,5. Non ci sono errori d'ortografia. Il vocabolario non è niente male in confronto agli altri, no? Chi è quest'alunno? Si chiama Claude Garcia. Non li conosco ancora tutti. Lui prende in giro un suo compagno e la madre e tu gli dai 8,5. Quest'anno avrete l'occasione di studiare i grandi autori della nostra letteratura. La Fontaine, sicuramente l'esempio più alto di sintesi tra contenuto e forma. E soprattutto di esercitarvi a scrivere, a esporre un pensiero, a esprimervi, a raccontare delle storie. Beh, allora, non dimenticate i compiti sugli aggettivi per lunedì e cercate di leggere un po'. Prendete in mano un libro qualche volta. Dimenticate i cellulari, mi raccomando. I libri, siate curiosi. Voleva parlarmi, professore? Sì. A proposito del tuo compito sul weekend, l'hai scritto proprio tu? Sì, perché? Mi preoccupa, me lo mostri per favore. Certo. È la punteggiatura. Lo so, non so mai come usare il punto e virgola. No, la punteggiatura è buona. Vado meglio nelle materie scientifiche, ma ho deciso di migliorare in lettere.
Qui si tratta del contenuto. Tu parli di un tuo compagno di classe e della sua famiglia. Possono prenderla male. Perché? Nessun altro ha letto il tema. Non ancora, ma potrei farlo anche leggere al preside, per sapere cosa ne pensa. Non l'ho scritto per il preside, l'ho scritto per lei. Come credi che si sentirebbe il tuo compagno Raffa se leggesse questo? Un odore ha attirato la mia attenzione, l'odore così particolare tipico delle donne borghesi. E non è questo il problema, è quello che c'è tra le righe, il tono. Se te lo facessi leggere in classe, come reagirebbe il tuo compagno Raffa? Non lo so, è stato lei a chiederci di raccontare il weekend. Beh, non so cosa hai in testa, ma lasciamo perdere. Puoi andare. Professore, l'esercizio sugli aggettivi, posso consegnarlo? Per lunedì c'è tempo. Sì, ma io l'ho finito ieri e ho capito che dovevamo usare gli aggettivi della lista che ci ha dato e metterli nel testo del compito, ma non sapevo se dovevo rispettare l'ordine o se potevo cambiarlo. Non importa, è lo stesso. E non sapevo neanche se potevo usare altri aggettivi al di fuori della lista. Senti, me lo consegni lunedì, così lo puoi ricontrollare. No, preferisco adesso, nel weekend mi concentro su matematica. Arrivederci. Comporre un tema in cui appaiano i seguenti aggettivi: felice, diverso, normale, mai, concentrato, piccolo, fantastico. Ciao Rafa. Lunedì ho proposto a Rafael Artol di ricominciare a fare insieme gli esercizi di trigonometria. Lui ne è stato felice e mi ha chiesto di rivederci nel pomeriggio, a casa sua. Vuoi venire a casa mia oggi pomeriggio? Rafa. Perché Rafa? Perché ho scelto lui? Questo compagno così banale e simpatico. Perché è diverso, è un ragazzo normale lui. Ce ne sono altri di quel tipo in classe, ma è successo qualcosa per cui mi sono fissato su Rafa. L'anno scorso avevo notato che i suoi genitori l'aspettavano spesso all'uscita, tenendosi per mano. Molti di noi si vergognerebbero che i genitori li venissero a prendere a scuola alla nostra età. Tutto bene. Rafa no, per lui questo non è un problema. E io mi chiedevo, come potrà mai essere casa sua? Com'è la casa di una famiglia normale? Buongiorno Andrea. Ciao Rafa. Lungo la strada abbiamo parlato di quello di cui dovrebbero parlare i ragazzi della nostra età. Ragazze, sport, basket, macchine, il lavoro che ci piacerebbe fare. E chiacchierando di questi argomenti siamo arrivati da lui, davanti a casa sua.